Oggi è il 29 maggio del 2012, siamo a Gosaldo nel cantiere preliminare, così l'hanno chiamato, per la centralina della Valle del Nis. La cosa che si può notare è che siamo nell'unico cantiere d'Italia dove si possono non utilizzare le norme di sicurezza minime come i caschetti. Nessuno degli addetti lo indossa, non sono presenti nemmeno vicino al cantiere, come possiamo vedere da queste immagini. All'opera c'è una perforatrice alta una decina di metri che continua a buttare sedimenti dall'alto e qui nessuno adopera il casco. Tra le altre cose, oltre al fatto che stanno distruggendo il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e un patrimonio dell'UNESCO, ci sembra che anche questo sia un fatto su cui riflettere. In un giorno come oggi, dove stiamo già contando dei morti sul lavoro. Vediamo 10 metri di scalatrice e nell'asse perfetta, nel caso in cui succedesse qualcosa, lo possiamo vedere dal piano allargato, gli addetti senza nessuna norma di sicurezza manovrare questa gigantesca perforatrice. Eccoli lì, ecco qui tre addetti. Il cantiere è lo stesso, come vediamo,